Nonostante la decisione dell'agenzia di rating Fitch di declassare l'Italia ad un grado appena sopra il baratro, la reazione dei mercati è meno peggio di quanto si temesse. Lo spread, pur salito a 230 punti, si è stabilizzato sulla soglia dei 225, con un rendimento in chiusura pari all'1,76%, mentre le aste dei BTP hanno fatto il tutto esaurito a Milano, con un forte rialzo del FTSE MIB a più 2,21%, che ha archiviato la seduta sui massimi di inizio marzo. Adesso il primo appuntamento col giudizio di un'agenzia di rating è programmato con Moody's per il prossimo 8 maggio.